E non, io sono Baluccia Sims e questo è il primo video per il mio nuovo canale. Iniziamo inaugurandolo appunto con una sfida che ho avuto modo di conoscere grazie a Dreamlike Moon, che saluto molto volentieri. La sfida in questione è una Random Genetics e con me c'è Ifrit. Sul semini. Allora, iniziamo. In che cosa consiste questa sfida? Noi dobbiamo creare due simini, un uomo e una donna. E fondamentalmente, dobbiamo crearli a caso, ovvero usando il dado, quindi generando qualsiasi loro elemento a partire dalla genetica, appunto, fino al bestiario, totalmente a caso. Lo scopo qual è? Dopo aver creato sia l'uomo che la donna, dovremo giocare con la genetica per creare appunto una figlia adolescente e vedere appunto il risultato della loro combinazione genetica. Che verrà fuori? Non si sa. Speriamo bene. Speriamo bene. Allora iniziamo dall'uomo. Si possono fare o 3 click o 5 click. Noi abbiamo deciso di farne 3, perciò iniziamo. 1. Due, tre. Allora, diciamo che il semino di partenza, che dobbiamo comunque basarci in questo caso solo Carino. sul fisico, non è male, per No. niente. Diamogli subito un nome, sempre scelto ovviamente a random, quindi in maniera casuale. Uno, due. Lui è Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo come? Uno, due. Palumbo. Lorenzo Palumbo. Adesso noi andremo a modificare in maniera casuale ogni elemento del sim. Partiamo da il viso e il colore della pelle. Sempre 3 click. 1, 2 e 3. Allora. Mi sembrava quasi identico a quello di prima. Oddio, beh, l'altro è leggermente migliore, ma tanto adesso andiamo a modificare tutto il resto. Visto che per i dettagli della pelle non possiamo modificare casualmente, passiamo ai denti. 1, 2, 3. Ecco, è rimasto così. Vabbè, sai, un po' Gangster. gangster. In effetti sembra un po'. A lui, a In lui. effetti sì. Allora, passiamo poi a generare casualmente la forma della testa. Mettiamolo così per vedere se ci sono cambiamenti. 1, 2, 3. Ma direi che fondamentalmente, no? Cioè, non è cambiato di La molto. fronte è pronunciata, però possiamo, dai, possiamo accontentarci. Passiamo alle sopracciglia. 1, 2 e 3. Vai. Dai. Sì, Vanno bene? sì, Vanno vanno bene, vanno bene. bene. Passiamo agli occhi. 1, 2, 3. Beh, Belli, 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 belli. forse un po' piccolini, Belli, però però belli, belli. belli. Forse se il naso casualmente diminuirà un pochino, magari gli occhi, chi può Difficilmente, chi lo dirlo? sa? 1, 2, 3. Beh, già Beh, già va va bene. meglio, Sì, no? va meglio, va meglio. Va meglio. Adesso andiamo a modificare le guance. 1, 2, 3. Vai, Direi che il giusto. viso è abbastanza Sì, equilibrato per il momento, equilibrato. ok? Occupiamoci delle labbra, quindi della bocca. 1, 2, 3. Ok, dai, Ok? E carino. Sì. infine Barba e baffi. la. La No, volevo fare prima la mandibola. mandibola, se riuscivo a prenderla, ma a quanto pare no. No. Allora, togliamo un secondo questi, tanto poi li rimettiamo per fare il mento appunto. 1, 2, 3 e la mandibola. 1, 2, 3. Allora, direi che il viso, Un no? Ci pochettino sta. ci sta, ci sta. Adesso rimettiamo quella che era la barbetta di partenza. Che se non sbaglio era questa qua, Sì. giusto?
e poi generiamo casualmente 1, 2, 3. Ma devo dire che il barbone non gli stava male, però, eh? Il barbone gli stava bene. Gli donava. Anche questo gli dona. Anche questo gli dona. Per il momento è un bel sì, ma andiamo infine a toccare le orecchie, che possono essere veramente un tasto dolente. 1, 2, 3. No. Direi che anche piccoline. Vanno bene. E infine... I capelli. 1. Ecco, questo è un po' colore, sì. Speriamo di no. 2 e 3. Oh, biondo. Ma, dai, biondo si può stare. Biondo occhi azzurri. So. Biondo con gli occhi azzurri. Ce Adesso, visto che abbiamo modificato tutto ciò che concerne la genetica del Sim, spostiamoci sugli abiti. Che stile avrà il nostro Lorenzo? Chi lo sa? Partiamo dalle parti superiori. 1, 2 e 3. Beh, bello, dai, camicia con felpa al collo. Sì, con un bel maglioncino. Ci può stare, sì. Da campeggio. Fa molto fighetto. Andiamo, 1, 2 e 3. Direi che ce la siamo cavata. Adesso le scarpe possono essere un tasto più che dolente. Proviamo, 1, 2 e 3. Sportive, riprendono un po' il colore del maglione, sì. Non le avremmo mai scelte se avessimo potuto, però ci piace. Ci piace. Che ispirazione possiamo dare a Lorenzo? Amore, romantico. Lo vedi un tipo romantico? Sì. Ma io invece lo vedo più un tipo in realtà... che tiene al dinero. Al dinero? Sì. Allora facciamo dinero. Sai, sembra un po'... Ho capito. Un po' precisino, sai. Va bene, facciamo ricchezza. Ricchezza, allora, favilla della villa, ovvero che pensa soltanto a possedere la casa più grandiosa e fantasiosa, oppure favolosamente ricco? Favolosamente ricco. Favolosamente ricco con sapienza affaristica. Per quanto riguarda i tratti... Giustamente non ci manca che snob. È vero, è un tipo un po' snob, secondo me anche. Sai, vedi, ma che pizza, queste persone che mi circondano. Poi, forse anche un po' materialista. Evviva il cash. Evviva il cash. E infine, cosa può essere? Come lo vedi? Forse un amante della musica, un amante dell'arte. Perfezionista. Tipo perfezionista. Deve essere un perfezionista su tutto. Sì. Adesso però passiamo a quella che sarà la moglie di Lorenzo. Quindi selezioniamo una simina e clicchiamo per tre volte. 1, 2 e 3. Direi che carina. È molto carina, non siamo partiti affatto male, però quello che conta in questa fase è il fisico. Non diciamo mai che è carina. Che non sta messo male, dai, non sta messo male. Ma diciamo mai all'inizio che è carina, può cambiare tutto quanto. Esatto, diamole un nome. 1, 2, 3. Lei è Laura. 1, 2, Serra. Laura Serra. Questo cognome mi fa riflettere. Sì, è un cognome che effettivamente fa un po' riflettere, dunque... Partiamo selezionando appunto il viso e colore della pelle. 1, 2, 3. Vai. Ok. Sì. Ok, decisamente meno abbronzata del marito. Sì. Preoccupiamoci step by step. Ah no, prima facciamo i denti visto che ci siamo. 1, 2, 3. L'apparecchio. Beh, ci tiene comunque al suo sorriso. Al sorriso, giustamente. Quindi forma della testa, sempre 3 click. 1, 2 e 3. Bene. Per il momento, dai, sembra andare bene. Sembra andare bene per adesso. Passiamo alle sopracciglia. 1, 2 e 3.
Dai, bene, dai. Bene, sì, sembra sì. Leggermente irritata, sì, con queste sopracciglia qui. Forse saranno pure questi occhi enormi che adesso andiamo a modificare. Uno, due, tre. Ecco, carina, già adesso, no? Vedi come questi occhi meglio. Sembra leggermente sì. più tranquilla, sembra. Bene. Andiamo adesso invece a modificare le guance. Sì. Vediamo un po'. Uno, due e tre. Bene, no? Il viso non sì. ci dispiace per il momento. Tocca al naso, che era già tanto carino. Peggiorerà o migliorerà? Che dici? Si accettano scommesse? Dai, secondo te? Peggiorerà. Peggiorerà, ok. Uno, due, tre. Ma dai. No, ho sbagliato, ho dai, perso. No, è carina. Carina lo stesso. Ho perso la scommessa. Mi piaceva più quello di prima, però è carina lo stesso, è carina lo stesso. Andiamo a occuparci della mandibola. Uno, due, tre. Ma il viso è abbastanza, no? Sì. Carino, perché carino. È spinato, ok? Le labbra. Uno, due, tre. Sembra molto carina. Sì. Con le labbra a cuoricino, vedi? Uh-huh. Carina. Bella. Il mento. Uno, due, tre. Che dici? Carina, sì sì, bel mento. Sembra carina? Sì. Ok, adesso i capelli. Lì. Allora, uno, due e tre. Ma ammetto però che l'acconciatura di prima non le stava male, non le stava male. No. Però anche questa, vabbè dai, si può fare. Adesso però noi, volendo modificare allora, ricordiamoci di questa acconciatura, perché ormai è uscita questa qui. Togliamola soltanto un attimo per esaminare le orecchie. Non l'abbiamo fatto. No. Uno, due, tre. No. Ma normali, normali, normali. Normali, quindi torniamo all'acconciatura. Era questa? Sì, sì, era questa. Beh, direi che non possiamo lamentarci, no. Una bella semina. Allora, adesso però, cosa ne sarà dell'abbigliamento? No, staremo a vedere. Uno, due, tre. Ma lei sembra un po', ecco, vedi, sportiva. Sportiva, sì. L'apparecchio un po' sportiva. E giustamente mi sembra un cangolo che ci ha ammazzato davanti. Sì, effettivamente sì, sai. Una tasca può sempre far comodo. Sì. Uno, due e tre. Oh, ecco. Oh, proprio, questo proprio. Questo mi sembra tipo ragazza da ballo in strada. Sì, sì, sì. Tipo, sì. Cioè, ripresenti ragazze e ragazze street dance, proprio il ballo. Proprio. Sì, 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 in effetti sì, sembra quello, proprio. Sembra quello. Uno, due e tre. Dai, immagina, guarda, era bella se si evitava, però queste sono veramente scarpe. Sono veramente orrende. Ve lo dico, ragazzi, compratele che sono veramente eccezionali. Sono orribili. Allora, lei è una tipa un po' particolare, quindi secondo me è un po' folle, dobbiamo farla, perché... Un po' troppo un folle. Un po' tanto folle. Allora, scegliamo un'aspirazione. Oddio, mio santissimo. Dai, scegli tu. Che tipo di aspirazione può avere, secondo te? È creativa. Dai, è creativa. È una pittrice, è un'autrice di bestseller oppure è un genio musicale? Difficile. Dai, come la vedi? Genio musicale. Un genio musicale. Su quelle scarpe. Riflessiva, allora dunque. Allora, giustamente. Sicuramente è folle. È folle perché non può una vestirsi così e passarla liscia, no. Quindi è folle. Ecco, appena uscita la manicomio. Esatto, esatto. Poi? Poi, possiamo dire... Se abbiamo scelto che è una musicista, forse... amante della musica. Amante della musica, ok? Vedi, sì, sì. Lei è decisamente amante della musica. Sì, sì, sì. E infine? E infine, possiamo dire... È gelosa. Ah, è una tipa anche gelosa. Guarda, tocca mio marito. Sì, infatti, guarda. Qualcuno vuole toccare mio marito? Se la vede con i clown. Se la vede con me e con tutti i clown del mondo. Allora, adesso arriva il momento
Ecco il momento clou perché della dobbiamo serata. Partiamo da lui, dobbiamo giocare con la genetica. Inseriamo ovviamente anche Laura, perché da loro due nascerà, dobbiamo generare una figlia adolescente, cliccando per tre volte. Uno, due e tre. Allora, una tipa un po' dark. Tipo molto dark, tranne per la pelle, che giustamente... Eh beh, perché combatte proprio il fatto che è così chiara, no? Si ribella perché si ribella, esatto, per la pelle così chiara, no? Allora direi che fondamentalmente il look è perfetto, è perfetto, a parte le scarpe, quindi poi dopo possiamo andare a modificare qualcosina, però fondamentalmente la Simina è bellissima, sì, per quanto mi riguarda, fare soltanto un ritocco solo alle scarpe, sì, e magari le sopracciglia, sì, i capelli, basta, dici? Sì, solo quello. Allora diciamo che io andrei un po' a sfinare, no? Sì. Le sopracciglia, vediamo un attimo, così? Sì. O troppo? No, no, così è perfetto. Perfetto, dici, ok, va bene. Andiamo a scegliere i capelli. Corti, medi o lunghi? Corti, dai. Corti, la vedi con un taglio corto. Allora, partiamo dal principio. No, direi di no. Lei è una tipo un po' dark, sai, un po'... Quindi con questi tagli così non ce la vedo tanto. No. Forse dobbiamo usare un po' di più. Un pochettino. Che dici? Andando verso l'oscurità. Sì, no, un po' una cosa più. Questo è carino, non le sta male. Questo è un bel taglio. Oh mio Dio. No. No, questo direi di no. E anche questo. Quello della Lemon. Questo fa molto nonna. Sai forse quale questo? Con questa. Con ciuffo ribelle. Con questo ciuffo ribelle, che dici? Sì. Sì, sì. Sì, bella, bella, mi bella, piace. Bella. Solo che una tipa così io non la vedo tanto da gonna, sinceramente. Leviamo la gonna e mettiamo un Leviamo la gonna e mettiamole più un pantaloncino, magari. Che dici? Sì. Un pantaloncino. Vediamo di trovare qualcosa di carino, andiamo tipo sul jeans. Così è perfetto. Che dici? Bello, bello. Che dici? Sì. Può andare, sì. Perfetto. Può andare. E le scarpe? Le togliamo un attimo gli accessori. E le scarpe? Sì. Non è, credo, tipo da tacchi, perché non ce no. la vedo tanto. Neanche da pantofole, però. Quindi i tacchi li escludiamo. Più uno stivale, sì, forse. Pensiamo una cosa del genere? Sì, è molto dark. Però, sai, un po'... Mettiamole tipo, che ne so, un leggings, qualcosa che insomma vada... Tipo... So. Sì. Qualcosa okay. di... Sì, sì. Di particolare. Dopodiché, direi che... Almeno un braccialetto, qualcosa, dai, sì, mettiamogliela. Sì, qualcosa ci può andare. Mettiamogliela. Allora abbiamo detto che è una dark, no? Sì. Quindi andiamo sul nero. Io gli metterei stile vampiro proprio, addirittura. Giustamente. Vabbè, dai. Dai, può stare un tocco un po' un gotico. Tocco, sì. Sì, un po' gotico, un po' gotico mi piace. E ovviamente un anello che però deve essere, capito, vedi, un po' tipo spettrale, sì, una cosa un po'... Cosa come per dire, mamma e papà sono ribelle, sì, quindi esatto, non mi dovete... Esatto, sono così. Mettere in mezzo. Esatto, direi che il trucco di base è perfetto, dobbiamo soltanto andare ad esagerare forse con l'eyeliner, perché è una tipa dark, quindi magari sai, un po' più marcato. Diamole un po', ma non so se darle un po' di colore, no, secondo perché me no. Secondo me stona un pochino, è talmente chiara. Sì, era meglio cioè lasciamola proprio, nature, sì, e diamole però un po' di colore sulle labbra. Allora, certo, se è dark, giustamente, nero. Se troviamo qualcosa di nero, però non sia, vedi questo, perché no, questo è piuttosto strano.
Non mi piace granché. Vediamo se troviamo qualcosa di. C'è qualcosa di nero qua. Vediamo un po'. No. Direi di no. No, no, no. No, neanche questo. Questo. Che No, dici? questo è bello, questo sì. Questo dice sì. Vuoi Sì, dire, sì, sì, tipo sì. sono una Sono una Dark Lady, Lady. Dark Lady. Dark Lady, ovviamente con gli accessori. Andiamo un po' sul. Ma diciamo che per quanto riguarda gli orecchini ce la vedo più su uno stile così. Vedi? Sì. Total Proprio total black. Total black. black. Senza occhiali. E Senza occhiali. quale collana? Quale col. Beh. Beh, ci Fatta sta, beh, apposta, fatta apposta eh. È fatta per lei, apposta per lei, però c'è anche questa che ispira. proprio. Questa è meglio al Questa ragnetto. sì, Sì, vero? sì. Riprende un po'. Sì, Riprende, sì, sì. sì. Molto carina. Molto, molto carina. Adesso scegliamo innanzutto il suo nome, poveretta, che non ha nome. Uno, due, tre. Martina. Martina. Cara Martina Palumbo. Cara Marti. Abbiamo Lorenzo, che è il padre, Laura Sì, Serra, che è la Laura madre, poi e c'è lei, Martina. Martina Palumbo. Quale aspirazione avrà Martina? Bella Bella, sfida. vogliamo fare tipo devianza, proprio un Devianza, po', sì. però non è che lei è un nemico pubblico, cioè non è No, che vuole avere dei nemici e no, lei è diventare un l'altra. criminale, però è più maliziosa, vedo un Maliziosa. modello di malizia. Sì. Quindi, come la vedi? Quindi la Lei è vedo una che tende a molto fare sicura. scherzi? Sì, sicuramente è sicura di sé. E poi vediamo. No. Questo no. Potrebbe essere un po'. Sciatta? Ma io non la vedo sciatta, sinceramente. Non la vedo una tipa sciatta. Potrebbe essere una macchina da ballo, Sì. scatenata. Oppure cos'altro? Un po' perfida. Perfida, Un sì. po' perfida, dai. Dai, dai. Ci sta Ci tutto. sta. Ci sta perfettamente, direi. Allora, lei è la nostra Martina. Sì. Direi che possiamo. Facciamole una foto. Direi che possiamo essere più che soddisfatti del Molto, risultato. molto. È veramente molto carina, molto. Ammiriamola ancora una volta. Direi che la sfida ha avuto un buon esito. Sì. Vi invitiamo quindi a mettere mi piace sul canale, E mettete like al like al video se video vi è piaciuto e se vi siete e divertiti a vedere la sfida. soprattutto fate un commento che se vi è piaciuta questa modifica da genere di appare la madre, se volete pure modificare la figlia o il figlio. Già, se volete che venga modificata un'altra eventuale figlia, magari di un'altra random genetics, Però o un sempre. eventuale figlio, sempre in modo random, noi siamo qua. La random genetics ci piace molto, ci diverte molto. Le scarpe da clown della madre sono state Noia, fantastiche. peccato non per la Vero? Le vogliamo figlia. anche noi, le vogliamo anche noi. Mo Andremo a me le cercarle in vado qualche a negozio. comprare domani. Esatto, domani le andremo a comprare. Vi auguriamo una piacevole serata. Ma restate comunque collegati e Sintonizzati. sintonizzati perché a breve, a parte la Random Genetics, Ci saranno arriveranno dei nuovi sorprese. Nuovi progetti. progetti. Quindi vi auguriamo una splendida serata. E come si dice, allora ragazzi, ragazzi e ragazze, buona serata e sul sul! Sul sim mers e non.